Da molti anni, direi da circa una ventina d'anni, nel periodo autunno-inverno, per alzare quelle che sono le nostre naturali difese immunitarie, io utilizzo e suggerisco anche alle persone che si rivolgono a me proprio il colostro. Quest'anno il colostro è diventato veramente un rimedio, un integratore alla moda e infatti è super ricercato. Ma per quale motivo? Beh, perché alcuni studi, che sono stati nuovamente presi in mano e approfonditi anche da alcune università italiane, hanno sottolineato l'importanza della lattoferrina, che è naturalmente contenuta all'interno del colostro, proprio come sostanza, come glicoproteina, che ha la capacità di avere delle caratteristiche antivirali, cioè impedisce proprio ai virus di aggredire il nostro sistema. Ma quindi parliamo di colostro o parliamo di lattoferrina? Allora, qui bisogna fare una distinzione. Io non voglio entrare nel merito dell'utilizzo della lattoferrina ad altissimi dosaggi in ambito medico, quindi se un soggetto, ad esempio, è già stato, ad esempio, contagiato da un Covid, tanto per fare un esempio. Quindi lì si parla già in ambito patologico e clinico. Se parliamo di prevenzione, invece, che è la parte della quale mi occupo io, allora indico che è sicuramente meglio assumere il colostro nella sua interezza. Per usare un'espressione che risale molto probabilmente ad Aristotele, il totale, il totum, l'insieme, è maggiore della somma delle sue parti. Quindi, quando io prendo una pianta medicinale o un rimedio e vado a scorporarne le varie sostanze che lo compongono, io non avrò lo stesso risultato. Quindi è molto meglio utilizzare il totum, il totale di quel rimedio. Perché le varie parti contenute all'interno di quel rimedio sono anche perfettamente bilanciate tra di loro, senza andare così a creare quelli che possono essere dei problemi poi. Quindi, se noi prendiamo il colostro, in particolare parlo degli studi che sono stati fatti su un colostro bio-liofilizzato e delipidato. Bene, questo colostro contiene quasi il 22% in IgG, in immunoglobuline. Quindi un grandissimo stimolante del nostro sistema immunitario. Poi contiene anche in una proporzione variabile dal 3 al 5% in lattoferrina. Quindi questa glicoproteina, come dicevo, che è molto importante proprio per combattere i virus. Ad esempio, noi questa sostanza, questa glicoproteina, la lattoferrina, la troviamo anche depositata sulle nostre mucose. Perché viene messa lì casualmente? No, noi la ritroviamo sulle mucose perché in effetti la lattoferrina, avendo una grande azione antivirale, impedisce l'ingresso dei virus proprio per le vie aeree, cioè attraverso le mucose o quelli che sono i nostri orifizi. Quindi vedete come in realtà siamo fatti in maniera veramente incredibile e la lattoferrina si trova esattamente dove deve agire. Quindi è chiaro che in un momento in cui noi ci avviciniamo ad un periodo autunnale, invernale o comunque quando ci sono delle situazioni di aggressioni virali, io che cosa posso fare? Posso assumere del colostro, questo contenente immunoglobuline e lattoferrina, sicuramente avrà un'azione antivirale molto molto importante. Quindi questo sicuramente è un rimedio che io consiglio a tutti, anche per i bambini. Magari in dosaggio diverso, però il colostro è sicuramente un rimedio, un alimento, potremmo dire, ottimo, che può sicuramente fare un grande lavoro per proteggerci. Inoltre, il colostro si è visto che regola anche quelli che possono essere i picchi glicemici, quindi se io ad esempio fossi un soggetto che tendo ad avere la glicemia un pochettino alta, ecco allora l'ideale è prendere il colostro magari alla sera prima di coricarmi in unica soluzione. In questo modo io andrò anche a combattere quelli che sono i picchi glicemici notturni e quindi avere di conseguenza anche un miglioramento per quanto riguarda proprio la glicemia. Poi
Un altro vantaggio, ad esempio, è che aumenta il tono muscolare, quindi aumenta la stimolazione della massa muscolare, di produrre massa muscolare. Quindi diciamo che anche questo è un altro aspetto molto importante perché va in qualche modo ad abbassare l'indice glicemico, quindi migliora la funzionalità di tutti gli zuccheri, ma alza quella che è proprio la capacità di produrre massa muscolare. Quindi un ottimo immunomodulante, immunostimolante, è un antivirale, quindi ci aiuta sicuramente nei periodi di aggressione, abbassa la glicemia e aumenta quella che può essere la nostra massa muscolare. Un rimedio che qui in Italia troviamo con facilità ed è un colostro, ripeto, bioliofilizzato e delipidato, quindi il massimo che possiamo veramente ottenere, è un prodotto che si chiama Colostrum Plus. Di questo ne sono sufficienti 4 capsule al giorno, che possono essere volendo suddivise sui pasti. Nei bambini queste capsule le possiamo anche aprire e sciogliere in un po' d'acqua, in una pappina o in qualche cosa. In quel caso ne va data una capsula ogni 10 kg del peso del bambino. Abbiamo un bambino che pesa 18 kg, gliene diamo 2 capsule. Pesa 25 kg, gliene diamo 3 capsule. Se poi abbiamo un papà o una mamma che pesa 80 kg, 100 kg, comunque il massimo giornaliero sono 4 capsule di Colostrum Plus al giorno. Spero di essere stato esaustivo nella mia spiegazione. A presto!